Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi desidero parlarvi di due episodi che sono accaduti alcuni anni fa, episodi di natura totalmente opposta, uno dei quali è stato positivo per il mio cammino di fede, l'altro estremamente pericoloso. Cominciamo con il primo. Una domenica portai mia suocera alla Santa Messa. Noi andiamo a una messa diversa da quella di mia suocera. L'aspettavo nel cortile antistante all'ingresso del convento dei Francescani della mia città e camminavo avanti e indietro, avevo il rosario in mano e pregavo il rosario. È una cosa che faccio normalmente, quotidianamente. Anche quando cammino in strada io prego il rosario. Dopo qualche tempo mi è arrivata all'orecchio una informazione, cioè che una persona che conosco criticato in modo molto pesante, dicendo che io pregavo il rosario così per farmi vedere, che ero una persona orgogliosa, superba, presuntuosa, eccetera, eccetera. Questo è il primo episodio. Alcune settimane dopo la Santa Messa del mattino, che viene celebrata in una cappella della cittadina dove vivo, ero già salito in macchina quando mi ha bussato sul finestrino una signora che ho riconosciuto essere una delle fedeli della Santa Messa e comincia a farmi i complimenti. Oh, ma lei è davvero bravo! Lei sta in ginocchio tutto il tempo. Lei è davvero una brava persona, è un santo. Io a sentire queste parole mi sono atterrito. Ho detto velocemente, va bene, buongiorno, buongiorno, ho tirato sul finestrino e sono andato. Da questa descrizione appare chiaro. Il primo episodio, quello delle offese gratuite e senza fondamento, è stato l'episodio che mi ha aiutato a crescere nel cammino di fede, mentre invece i complimenti sono stati qualcosa che hanno rappresentato un vero e proprio pericolo per me, per la mia anima. Del resto io quando vado alla messa attuale, post-conciliare, ho una postura da messa antica, cioè sto in ginocchio al confesso, sto in ginocchio all'Agnus Dei, eccetera, eccetera. Quindi non è una cosa che è determinata dal fatto che io sia santo, ma perché ho la postura che ritengo sia quella giusta per determinate parti della messa e che sono andate perdute con la riforma della Santa Messa nel 1969. Come si comportano gli uomini quando cercano gloria terrena? Quando cercano la gloria terrena, loro cercano l'applauso. Accade normalmente agli attori, agli sportivi, ai cantanti, agli artisti in generale. L'applauso è un segno che hanno avuto una buona performance e quindi l'applauso è un premio per loro. Nel nostro cammino di fede avviene esattamente il contrario. Là dove ci sono gli applausi, là dove ci sono le lodi, c'è un grave pericolo. Perché anche se noi facciamo qualcosa di buono, lo facciamo sempre grazie al dono del Signore, grazie alla predilezione del Signore che ha messo nei nostri cuori induriti qualcosa di buono. Noi non c'entriamo, noi quasi sempre diciamo no al Signore. Anche se capita qualche volta che diciamo di sì, noi non dobbiamo vantarcene. Noi non dobbiamo cercare l'applauso per ciò che facciamo. Noi dobbiamo fare le cose perché amiamo il Signore, amiamo i nostri fratelli e non dobbiamo cercare né il complimento, né l'applauso, né il grazie. Uno degli episodi che amo di più dell'Antico Testamento è quello del re Davide che fugge da Gerusalemme inseguito dal figlio Assalonne che voleva prendergli il regno. Mentre sta fuggendo, arriva un uomo, Simei, parente di Saul, il predecessore di Davide, che dice su Davide ogni sorta di offesa e di insulto.
a uno dei suoi generali che gli chiede se può andare e farla finita con Simei, farlo ucciderlo e farlo in questo modo tacere, no, non fare niente. Che sappiamo se è proprio il Signore che ha messo in bocca di Simei queste parole? La grande umiltà dell'uomo che sa di aver peccato e quindi sa di meritare la purificazione da parte del Signore. Ecco, noi dobbiamo essere coscienti di questo. Non accettare mai il ringraziamento, la lode, il complimento degli uomini per ciò che facciamo. Noi siamo solo servi inutili. Ciò che facciamo lo facciamo per amore, lo facciamo per Gesù, non lo facciamo per l'applauso. E non dimentichiamo, la strada dell'offesa ricevuta e offerta e perdonata, ovviamente, è la strada che ci porta in cielo. La strada dei complimenti, delle lodi, la strada delle comodità, la strada spianata, non ci porta in cielo.